Ciao a tutti signori, benvenuti su Minecraft, in questa nuovissima serie che prevede la spiegazione di come fare alcune semplici farm fatte apposta per la vanilla qui su Minecraft. Ovviamente io le faccio in creativa per risparmiare tempo e per non tediarvi con la raccolta di materiali. Siamo qui per mostrare come fare una fornace automatica. Io vi invito sempre all'inizio a partire con quella più semplice possibile. La fornace più semplice possibile, modulare, quindi potete aggiungergliene delle parti, si fa in questa maniera qua. Due hopper, due fornaci rivolte dalla parte che vi piace di più, altri due hopper che le guardano dietro, altri due hopper che guardano di sopra. Aspettate, puff puff, qui sopra una chest, perfetto. Bene, qui ci andrà il combustibile, di qua ci andranno le robe da cuocere. L'unica ragione per cui vi consiglio questa fornace è che potete usare i secchielli di lava come carburante, per il semplice motivo che la lava cuoce 100 oggetti tutti insieme e quindi è molto 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 più efficiente. È vero, vi costa un po' di ferro all'inizio, ma sicuramente è molto comodo. Bene, passiamo al secondo tipo di fornace, che invece è quella un po' più da gioco avanzato perché richiede tanto 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 ferro e tanto spazio. Bisogna stare attenti alla direzione in cui si guarda. Sto guardando verso sud e non va bene perché non deve essere sud-nord ma est-ovest. Mi raccomando, è molto importante perché altrimenti le rotaie rompono le balle. Cestolina, doppio hopper che guarda, perché ricordatevi che con gli hopper si parte sempre dal fondo. La lunghezza non è in realtà importante, potete farla lunga quanto vi pare. Qui sopra ci andiamo a mettere le fornacchie, poi dobbiamo fare il sistema di ricarica del fuel e il sistema di ricarica del resto, e il sistema che va a portare tutti gli oggetti dentro la fornace. Comunque, una volta che abbiamo fatto questo sistemino qua, dobbiamo iniziare a mettere le rotaie. Io per semplicità metto tutte rotaie potenziate perché si fa prima. Una volta fatto questo, ci aiutiamo con dei blocchi. Vi consiglio di tenere almeno due spazietti perché quando il carrello si ferma e riparte, diminuisce la sua velocità. Ergo, vengono distribuiti male gli item. Secondo me, vengono distribuiti un po' male lo stesso, però diciamo che ci accontentiamo. Allora, dato che, come vedete, il segnale di redstone non è abbastanza lungo, gli aggiungo da quest'altra parte un'altra rotaia potenziata e in questo modo si vede, cioè lo vedono tranquillissimamente. Ora dobbiamo fare il sistema di ricarica, quindi da quella parte il carrello andrà in qua, si ferma e torna indietro. Da questa parte invece dobbiamo avere la maniera per ricaricarlo. La maniera più semplice è far scendere i carrelli fino ad un'altezza per noi raggiungibile in maniera molto più semplice. Molto rapidamente, questo è un buon sistema. Ve lo faccio vedere dal di fronte. Questo è un buon sistema. Allora, dovete lasciare uno di distanza tra la prima rotaia potenziata e quella che serve per innescare la partenza con una leva. Leva e leva. Mi raccomando, tra i due un blocco di distanza perché qui ci dovrà mettere l'altro carrellino. Come vedete, questi dovrebbero essere due sistemi di ricarica abbastanza funzionali. Questa chest qua potete metterla dove vi pare, spostando la direzione degli hopper, mettervela qua vicino, così siete semplicemente più comodi ad arrivarci a tutto. Così avete tutto nello stesso punto e questa la potete nascondere incassata in un muro da qualche parte. Comunque, doppio carrellino. Il primo, questo che va in alto, deve essere ricaricato di cose da smeltare, mentre questo di carburante. Molto, molto, molto importante. Il blocco di redstone qui dietro, come vi ho fatto vedere prima, non va bene perché blocca il carrello. Il carrello si ferma su questo blocco e non riparte più. Quindi bisogna metterlo sotto o utilizzare una leva sul blocco di sotto che attiva comunque la rail. Qui dentro ci si mette l'iron, mentre di qua ci si mette il coal. Parte il coal e parte il ferro o qualsiasi cosa avete da smeltare. Come vedete, i carrelli arrivano fin qua, si fermano e tornano indietro. E qua, ovviamente, dato che è attivata per via della leva, si fermano e ripartono, perché la rotaia potenziata te li fa ripartire quando sono arrivati a una rotaia potenziata con un blocco. Quindi, quando volete, potete stopparli e loro si rifermeranno qui, perché di là è sempre attivo, mentre di qua potete disattivarlo e il carrellino si ferma e potete farlo ripartire quando vi pare. Ora vediamo che le fornaci hanno sia il coal che il ferro, che ogni volta che passa il carrello verrà ricaricato di 1. Vedete? 14, 14, 14. Sono tutte pari, con anche 12, 12, 12. Se qui non avessimo lasciato due spazi, non ci sarebbe riuscito perché adesso guardate il carrello come rallenta. Ecco, vedete, rimane un po' più tempo su questo blocco qui. E come vedete, qua dentro arriva il nostro ottimo ferro in molto meno tempo rispetto ad avere soltanto questa qui
o altri. Anche questa può funzionare con i bucket of lava, ma è molto meno conveniente perché ovviamente gli slot a disposizione al massimo sono questi. Questa ovviamente è una fornace per una quantità di item molto molto grande. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi, condividete e spero di rivedervi nel prossimo episodio. Ciao a tutti!